Buonasera a tutti, amici di Betty e Marco. Allora, intanto grazie, ho visto che la pasta vi è piaciuta, ma è venuta veramente? Buonissima. Buonissima, buona buona. Allora, stasera faremo un dolcetto che io mangiavo sempre da piccola. Il dolcetto della nonna lo definisco, sono le frittelle di mela. Ma ragazzi, una Una bontà. bontà. Allora, occorrono ingredienti che secondo me a casa abbiamo tutti. Due mele. Limone, succo d'arancia, zucchero, latte, olio, farina, nient'altro. Ah, Questa è e un po' di cannella, ovviamente. la cannella. Allora, innanzitutto cominciamo subito con tagliare le due mele. Io non so se ne andrò ad utilizzare due o tre, perché sono piccoline queste, Mele, eh? Le golden, io. mela verde, Mela verde. vedo. Questa è la mela di Eva. Se La mela di Eva. non è quella precisa, non viene la ricetta. Allora, intanto dobbiamo tagliare le mele. Io cercherò di levare meno buccia possibile perché non so usare Il pela pela. il pelamele, pela tappatate, insomma, non lo so usare. Ok. Quindi cercherò proprio di farlo sottili sottili questa buccia. Dopodiché vi faccio vedere come le andrò a tagliare a pezzettini piccoli. Quindi un po' di Cioè, proprio pazienza. piccolo piccolo. E tagliamo le mele, queste anche come merenda ai bimbi e ai grandi, perché io è come se avessi un bimbo. Amore, queste tutte mie sono. Sempre tutto Le suo. mie frittelle. Allora andiamo a tagliare due mele. Allora, amici, guardate, ho tagliato le mele, ne ho messa mezza in più perché mi sembravano pochine Hai due, fatto poi bene. erano piccoline. Hai fatto bene, meglio abbondare Certo, che poi le voglio ma perché digiuno. le mangiamo tutte? Perché sono una delizia Vabbè, queste queste sono le frittelle. Allora, cosa andiamo a fare? Scorzetta di limone. Scorzetta di limone all'interno. Dice che questa è la ricetta delle nonne quando non c'erano i soldi, con quattro elementi Vero, base si eh? facevano. Ma qualche giorno ai nostri amici farò il pane fritto. Ma noi lo mangiamo pane fritto con lo zucchero. Eh sì, erano Quello te lo quelle. mangi tu, io non lo voglio. Perché magari non te la mangi tu, non te lo mangi il pane fritto. Vabbè, Allora, abbiamo messo la scorzetta di un limone, poi andiamo col succo d'arancia. Un bel po' di succo. Poi andiamo con cannella. Questa se piace la cannella, a me piace tanto e poi secondo me gli dà un buon profumo e questo è sapore. l'ingrediente segreto. Non è un ingrediente Sì, segreto, credo. amore. Giriamo. Succo di limone, niente. Succo di limone, certo, adesso pure glielo mettiamo. Questa è veramente un dolcetto molto buono che può piacere anche ai piccoli, Questo oltre che ai grandi. Io piace ai piccoli, amore. lo spremo proprio. Si sono di ossicina, però. Dovrei prendere lo Vabbè, si mangiano spremiamo. pure. Io me No, ne mangio. le togliamo. Gliene spremo mezzo, però. Ok. Molto veloce come ricetta, però Quindi abbiamo messo delizioso. succo d'arancia, cannella, mela e succo Abbiamo di spremuto. limone. Ok. Prendiamo questo e lo mettiamo da parte. Prendiamo un'altra ciotola e andiamo a fare il nostro composto come un uovo di gallina, dai. Ok, uovo di Un gallina. uovo di gallina, i Guarda che bello. calzettoni. Guarda che meraviglia. Non si è rotto, quindi è fresco. Dicono gli amici nostri che è fresco, se non si è rotto. Allora sarà fresco. Ok. Lo zucchero. 60 grammi. Per 60 grammi di i numeri a zucchero. me, 60 grammi di zucchero. Prendo una forchetta e vado a rompere l'uovo con lo zucchero. Ok. Queste come si fanno? Al forno? No. Fritte? Frittelle sono. O frittelle? Sì. Che bontà. Ma a me quanto me ne fai? 10? Ma la vuoi smettere che sembri un bimbo di 2 anni? 10 non. Ok. Uovo e zucchero. A un certo punto andiamo ad aggiungere 60 ml di Latte latte. di mucca, lo Latte dico io. di mucca. Ok, Ma bisogna latte. saperle certe cose. Certo. Metti che uno c'ha la pecora e ci mette il latte di pecora. Cioè, 50, no, ah, 50. 50 ml di olio, però sto usando l'olio di oliva. Extravergine d'oliva. Ok. Esatto, e giriamo. Giriamo tutto. Bontà. Sì. Dopodiché andiamo a mettere. Dov'è il mio ingrediente? Ragazzi, l'ho dimenticato!
scusa. Cos'è? Mezza bustina di lievito. Okay. La metto pure, nonostante siano frittelle che vanno fritte, io un po' di lievito la metto. Per dolci? Per dolci, mezza bustina, quindi 7-8 grammi, non di più. Hai visto come stavo dimenticando? Ma perché dimentico tutto? Non importa. Non importa. Sono io che te li ricordo le cose. Fate queste frittelle, ragazzi, perché i vostri bimbi le adoreranno. Ok. Ok. Poi? Ora l'ultimo ingrediente da aggiungere è la farina. Farina 150 grammi. 150 di farina? 00. 00. Io l'andrò a mettere poco alla volta. Non si setaccia. No, non c'è bisogno. Ok, mettiamo la farina. Allora amici, guardate come deve venire l'impasto. A questo punto togliamo la forchetta e andiamo a mettere le nostre mele all'interno con tutti i succhi. Ok. Questa è la mela di Biancaneve. La mela di Biancaneve. Giriamo per bene. Facciamo amalgamare tutti i nostri ingredienti. Mamma che bontà. Sì, sì. E adesso andremo a friggere le nostre frittelle di mele. C'è un odore di cannella. Ottimo. Possiamo friggere. Olio? Olio di semi. Quindi si friggono. Si friggono, sì. Le frittelle di nonna Pina. Ma perché di nonna Pina, scusa? Ma che ne so io, è famosa sta nonna Pina. Ok. La forma la decidete voi. A me me la fai una forma di Sicilia. A forma di Sicilia le vuole. L'isola. Ma. Ok. Poi ne fai una a forma di stivale d'Italia. Ragazzi, l'olio ben caldo, eh? Ok. Io ne farò tre alla volta. Vabbè, sono le tre, le prime c'è le mie. Le prime tre sono di Marco. E poi si girano. Certo, si girano, ma alla fine c'è un ingrediente. Segreto? No. Quello segretissimo. Un ingrediente che si aggiunge, definiscono questo dolcetto. Ok, dobbiamo farle cuocere, quindi non mettiamo il fuoco troppo alto, altrimenti l'olio si brucia. Facciamole cuocere tre minutini da un lato e tre dall'altro. E poi vi farò vedere quando le giro. Ok, questa è la prima. Potete usare, se vi viene bene, anche la paletta, eh? Io preferisco le due forchette. La paletta quella con la scopa? Anche una palettina. Ma cosa c'entra, amore? Cosa? Che so io. Cosa c'entra? Adesso per andarla a prendere, prenderò la palettina. Mamma, la paletta che mi viene meglio. Che bontà! Ah. Gli amici non mi sopportano più. Non è vero. Invece no. Leggo tanti commenti dove sia qualcuno mi dice farlo stare zitto, altri invece dicono Marco è adorabile, ed è adorabile perché rende tutto più divertente, ed è vero. Molti ti scrivono mandalo via, che parla troppo. Ma io devo fare riprese. Ma no. Allora amici, le prime sono pronte. Che bontà. Che meraviglia. Ovviamente ho preparato un foglio di carta assorbente per far assorbire l'olio. Certo, no. Adesso scendiamo l'ultima. Scendiamo non si dice, togliamo l'ultima dall'olio. La saliamo, da qua sale va e poi bene. La riscendiamo. Andiamo sali a fare. E scendi. Andiamo a fare le altre. Ok. Allora amici, guardate, abbiamo finito di friggere le nostre frittelle di mela. Adesso cosa faccio io? Perché ci vuole, eh? Ora purtroppo non sento il profumo. Lo so. Il profumo. Mettiamo un po' di zucchero nel... Abbonda, amore. Allora. Fai nevicare. Stati zitto. Fai nevicare, perché questo è l'ingrediente segreto. Prendiamo lo zucchero, prendiamo le frittelle, queste sono ancora caldine, le passiamo nello zucchero. Tipo come se le impanassimo, ma le inzuccheriamo. Si può dire inzuccherare? Ma sì, amore, diciamolo. Ah, che bombe, queste tutte mie sono. Tutte sue, guarda, questa si è pure spazzata. Questa rotta pure mia. Ok. Una bontà. Ma poi non vogliono, cioè si cuociono subito, non è che... Adesso le passerò tutte a uno nello zucchero. Amici, le ho finite di passare nello zucchero. Guardate che bontà, è una ricetta molto semplice però molto gustosa, perché ci sono le mele e poi vengono fritte, ma io me le ricordo, io quando ero piccola le mangiavo queste frittelle di mela, e spero di fare tante ricette che farle mangiare insomma ai ragazzi, perché comunque sono cose nutrienti, queste. Esatto, ne vorrei assaggiare una. Vai amore. Posso? Una sola, perché le altre sono mie.
Com'è? Deliziosa. Si sente questo retrogusto di cannella. Cannella e mela. Veramente buonissime. Se vi è piaciuta la ricetta, fatela. Avete visto quanto è semplice. Noi vi vogliamo un bene incredibile. Grazie per tutto. Ci vediamo domani con le ricette. Devono scriverci se questo tipo di ricetta l'hanno mai fatta. Certo, se l'avete mai fatto, l'avete mai mangiato da bambini. Io mi ricordo e vi farò pure il pane fritto con lo zucchero, che è una bontà. Noi ci vediamo domani con le ricette di Betty e Marco. Ciao amici, buona serata. Ciao amici.